te e lavati le mani, forza. Uffa, mamma, ma se me le sono lavate 100 volte da ieri, sì, 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 ma te tu tocchi sempre di tutto. No, guarda. Ah, senti, prima che mi passi di mente con tutti quei bei discorsi a vanvera. Fra un pochino viene qui proprio la signora Marchesa Bertelloni Valburga, Qui. Con Gusmano. Sì. E che vogliono da noi? Oh, da voi? Nulla. Si discuterà fra me e loro di un progetto di poesia. Sì, di trippa e poesia, Ecco, sono più buoni, mi raccomando, non facciamo figuracce. No, sai, cominciamo. Buonasera Alfredo. Buonasera. Signori, Sua Eccellenza la signora Marchesa Valburga Bertelloni da Aspromonte. Prego, Marchesa. Buonasera. La signora Marchesa intende dire che, ascolta bene, spinta dalla sua immensa generosità, si assume un grande rischio d'immagine sostenendo la pubblicazione della tua raccolta poetica. Sì, ma allora la mia raccolta di poesie la si pubblica o no? Tranquillo, Alfredo, si farà. Che male ai piedi. Gusmano! Come sei, Marchese? Aiutami a levare queste stramaledette scarpe. Venga, mi allunghi la zampa, si prova a toglierle. Mamma mia. Ecco anche l'altra. Eccola. Qui si asfissia. Mamma mia. Ma si lavi i piedi e si cambi i calzini che qui si va via di sentimento. Va. Stai meglio un pezzo. Dette pretende! Gusmano, la pretella! Vabbè, è uscito, Gusmano non c'è, è uscito! Sono 10 giorni! Oh, 10 giorni che è uscito lo zibaldone dell'Assiolo, sì! Chissà se starà vendendo questo zibaldone, speriamo di no, altrimenti il nostro piano andrà in rovina e io sarò definitivamente rovinato, altro che Marchese. Bravo, Gusmano! Ecco i capellini su te due! E lo sapevo che ci trovavo, sai? Ho trovato l'uscio aperto e sono entrato, perché per me si Bambi e non se ne va nessuno. Ah, buongiorno, signor Bambi. Buongiorno, una mazza. Perché lasci sempre l'uscio aperto? È rotto. Falla accomodare, è 3 mesi che ha detto di farla accomodare. Che c'è? Come si fa a dirgli ora al trippaio lì che la Marchesa è sparita, è fuggita e che il libro non si vende, quando lui lo sa che non è vero, eh? Dimmi un po'. Meno male che c'è il Nerone. Meno male che c'è la clausola. E che clausola? C'è la clausola. Ecco. Vai, mantenente ad aprire, su, vai! È la clausola, te la ricordi la clausola? No! Come no? Clausola? Quale clausola? Oddio! Chi c'è, Gusmano? Chi c'è? C'è la figlia del trippaio! Mamma, io non ci posso parlare, io vado a evacuare! Va bene, ascoltami, vai! Parlaci te con quella cepperella e ad Alfonso, mi raccomando, digli quello che vuoi! Quello che ti... Prendo tempo. Bravo amore. E io mi occuperò di procacciarli affari.
Già mi vedo l'eccellente insegna sul banchino. Non avere altre pretese, c'è qui la trippa del marchese!